La polizia ha arrestato lunedì 19 persone accusate di aver costituito gruppi mafiosi legati al mondo del calcio. La maggior parte degli arrestati sono ultrà di spicco, tifosi sfegatati delle squadre di calcio milanesi, Inter Milan e AC Milan. Il gruppo criminale era collegato all'organizzazione mafiosa italiana 'Ndrangheta. Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, afferma che da tempo ci sono rischi negli stadi italiani. Ed è un'indagine importante perché secondo me costringe ad aprire gli occhi sulla realtà, perché la realtà presenta rischi evidenti da tempo di deriva criminale degli stadi italiani e rischi evidenti di condizionamento criminale e anche prettamente mafioso della vita delle società calcistiche. I procuratori sostengono che gli indagati hanno tentato di prendere il controllo di tutte le attività commerciali lucrative intorno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, tra cui parcheggi, cibo, biglietti e vendita di souvenir. Meet of Catania Festival, seconda edizione, nuovi successi, è un'edizione ancora più grande e più importante. Cosa ci dobbiamo aspettare in questi 15 giorni, in queste 2 settimane di teatro, musica, spettacolo? E allora, Meet Off nasce nel 2019 come rassegna, con delle rappresentazioni. Nel tempo è cresciuto. Quest'anno abbiamo raggiunto già il primo apice, ma nel tempo ce ne aspetteremo altro. Quindi Meet Off Catania Festival, il festival del teatro classico e del mito. Il mito che si muove. Perché il mito che si muove? Perché quest'anno ci sarà il mito siciliano inserito in tutto il programma. Il mito siciliano non potevamo che iniziare con Pirandello. E fra l'altro Ennio Coltorti, grande attore e doppiatore, domenica sera rappresenterà per la prima volta un Pirandello segreto che poi approderà in tutti i teatri italiani. Il festival, quest'anno abbiamo workshop per tutto il periodo con Coltorti stesso, con Marcello Cotugno, un regista. L'ultimo lavoro è La madre con Lunetta Savino. Chiuderemo con Stefano Masciarelli che starà sul palco con me, con un Ciclope ed un Ulisse. Che dire, un programma ricchissimo. Noi vi aspettiamo e siamo sicuri che starete con noi perché parleremo di cultura, di classico teatro e di mito. Ennio Coltorti, attore, doppiatore e regista, presente alla seconda edizione del Catania Mito Festival con lo spettacolo Pirandello Segreto e con un laboratorio dedicato al mito. Domenica debutta a Catania con questo Pirandello Segreto che parla del rapporto tra Pirandello e la sua musa Martabba. Sì, esatto. È uno spettacolo che feci tanti anni fa alla Caos, davanti alla casa di Pirandello, sempre all'aperto, un palco all'aperto, e si chiamava Pirandello Hub, appunto. Poi l'abbiamo ripreso in questa occasione cambiandolo e andando più a fondo proprio nel segreto di Pirandello, che è legato proprio al concetto del mito, che oggi approfondiremo anche in questo convegno. E naturalmente l'abbiamo chiamato Pirandello Segreto perché va a scavare dentro il mistero della vita di Pirandello. Antonio Presti, mecenate dell'arte e della cultura, presente a Catania alla seconda edizione del Catania Mito Festival, un festival dedicato al teatro classico e al mito. Ed oggi parleremo del convegno La Sicilia dei Miti, come si pone la Sicilia col mito e soprattutto quale sarà il suo intervento. Ma io come testimonianza voglio restituire la visione della Fiumara d'Arte. La Fiumara d'Arte è un grande parco di scultura monumentale nella provincia di Messina che io ho realizzato in 40 anni della mia vita. E questo luogo, grazie alla restituzione e alla rigenerazione della visione della bellezza attraverso le opere di grandi artisti monumentali, proprio perché io vivendo e nascendo qui in Sicilia, mi sono nutrito anche di quella storia, di quell'architettura, di quell'essere tempio, di quell'essere sacralità. Allora, innanzitutto grazie, infinitamente grazie, perché anche quest'anno siamo tutti insieme, tutti quanti guardiamo nella stessa direzione.
Devo dire immediatamente che oggi abbiamo il cuore addolorato perché con noi non c'è Claudio fisicamente, ma Claudio Miceli è con noi spiritualmente, sta combattendo con Stefano l'ennesima battaglia, fianco a fianco, cuore a cuore, come diceva una volta una canzone, e noi siamo certi assolutamente che anche questa volta, questa battaglia, alla fine la vinceremo tutti. Sì, è un, diciamo, un dovere morale fare qualcosa per il nostro territorio, fare qualcosa anche per il sociale, per la solidarietà. Purtroppo bisognerebbe fare molto di più per cercare di sensibilizzare anche gli altri imprenditori, siamo insomma un po' pochini. Io ormai da anni ho sposato questo, diciamo, concept aziendale di cercare di sostenere lo sport e la salute, quindi sport e salute, salute e sport. Mi è capitata questa occasione della fibrosicistica, ho voluto aderire con piacere anche perché insomma gli organizzatori sono tutti amici o quasi tutti amici e quindi sentivo di doverlo fare. Direi che alziamo ulteriormente l'asticella, perché per quello che lei molto bene ha detto, negli anni passati e anche i fondi sono serviti per cercare di trovare delle soluzioni consistenti in farmaci che correggessero questo canale, così si chiama il canale del cloro, che non funziona nella fibrosicistica e determina una serie di problemi, soprattutto ostruendo delle vie importanti, quali quelle respiratorie o digestive, ed è una malattia sistemica. Con quegli occhioni grandi, grandi che tu ci fai vergognar per non aver saputo dare asilo al sogno tu di amare. Se penso... E quando diciamo via Tacco e Vanzetti, però diciamo tutti i passaggi qui davanti a me, via Giannotta, passaggio Pedrina, passaggio De Felice, dico chiaramente tutti affacciamo qui, su questo spazio meraviglioso del nostro quartiere Sperone. Abbiamo iniziato un percorso nuovo dal 15 settembre 2022, quando l'arcivescovo mi ha confidato il ministero di parroco qui anche a San Marco, e il desiderio è che questa porzione del nostro grande territorio possa essere valorizzata in quei tanti talenti, in quelle tante bellezze che sono nascoste in tante di queste case attorno a noi. Quegli occhioni grandi, grandi che tu ci fai vergognare per non aver saputo dare asilo al sogno tuo di amare. Se penso all'abito da sposa rosa nella valigia blu, su questa terra viva gli artisti come Igor Scalisi Palminteri. E quindi bacio le mani anche a me, che artista lo nacqui. E questo progetto si chiama La metamorfosi di un fiore dalla rosa al giglio, quindi mettetevi nei miei panni, che impressione, che magia vedere un grande artista come Igor che in qualche maniera rappresenta la rosa, fantastica, la nostra padroneggia, no? Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 2 ottobre di Globus Television. Mercoledì, l'alta pressione protegge la nostra regione. Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 31 gradi, valori notturni sostanzialmente invariati. Mari, Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mar Ionio mosso, Stretto di Sicilia da quasi calmo a mosso.